Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego quali sono i sintomi dell'herpes simplex occhio nei neonati. L'herpes simplex occhio nei neonati è una condizione grave e potenzialmente devastante. Può verificarsi quando un neonato viene infettato dal virus herpes simplex, HSV, attraverso il passaggio attraverso il canale del parto durante il lavoro e il parto, se la madre ha un'infezione attiva da HSV genitale. Questa infezione può colpire gli occhi del neonato, causando una serie di sintomi che richiedono un trattamento medico immediato. I sintomi dell'herpes simplex occhio nei neonati possono includere congiuntivite, infiammazione della congiuntiva, la membrana trasparente che riveste la parte anteriore dell'occhio, che può causare arrossamento, gonfiore e secrezione oculare purulenta. Ulcere corneali. L'infezione da HSV può causare ulcere sulla superficie della cornea, la parte chiara dell'occhio. Queste ulcere possono essere dolorose e possono portare a cicatrici corneali permanenti che compromettono la vista. Fotofobia. Sensibilità alla luce, il neonato potrebbe reagire negativamente alla luce intensa. Lacrime eccessive o riduzione delle lacrime. L'herpes può influenzare il sistema di produzione delle lacrime nell'occhio. Arrossamento degli occhi e gonfiore delle palpebre. Questi sintomi sono comuni nelle infezioni oculari da herpes. Febbre. Nei casi più gravi, il neonato può sviluppare una febbre. Irritabilità o malessere generale. Il neonato potrebbe sembrare irritabile o in cattivo stato d'animo. Rifiuto di nutrirsi. Il neonato potrebbe rifiutarsi di mangiare o potrebbe sembrare meno interessato all'alimentazione. È importante sottolineare che l'herpes simplex occhio nei neonati è una situazione di emergenza medica. Le infezioni oculari da HSV possono progredire rapidamente e causare danni irreparabili alla vista. Pertanto, se si sospetta che un neonato abbia un'infezione oculare da herpes, è fondamentale cercare immediatamente assistenza medica. La diagnosi precoce e il trattamento tempestivo possono aiutare a prevenire gravi complicazioni. I neonati con sospetta infezione da HSV possono richiedere un trattamento antivirale e un monitoraggio costante da parte di un team medico specializzato in neonatologia e oftalmologia. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.